Ciao a tutti, in Alto Adige sono andata a visitare il mulino della Rieper e ho fatto un po' di rifornimento. E adesso voglio provare per prima cosa questa farina che è un preparato praticamente per pane al farro, quindi il lievito dentro già c'è, non userò il mio lievito madre. Ci metto soltanto una manciatina ma pochissima di semi, pochi perché dentro già ci sono. Potete leggere gli ingredienti sulla foto che vi ho messo prima. Bene, aggiungo l'acqua, io ne ho messa 3,50, sulla ricetta che è nella busta c'è scritto 3,30, però vediamo, ne ho messa 3,50, se serve tutta, altrimenti 3,40 anche va bene. La metto quasi tutta e poi ne lascio un pochino che aggiungerò mano a mano nella planetaria. Questa mia planetaria, è ora che la cambio. È arrivata, come vedete balla un pochino, è un po' rumorosa, sì, spero in seguito di poterla cambiare. Faccio girare una decina di minuti, 10-15. Il sale già c'è, quindi non ho messo sale. E verso dentro il mio recipiente leggermente unto e faccio delle pieghe. È la prima volta che uso, che faccio un pane con una farina già pronta. Dentro ho visto, sì, oltre al lievito secco ci sono fermenti lattici e anche mele, fibra di mele. Ok, una volta fatto questo giretto di pieghe, lo copro. E lo lascio lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio. Qui sta facendo molto caldo, come vedete, poteva stare anche un po' di meno perché è cresciuto tantissimo, o forse ho superato io le 2 ore, credo, perché mi ero allontanato un attimo. Va bene, comunque al raddoppio lo giriamo sul piano di lavoro. E lo allarghiamo piano piano, delicatamente. Faccio un giro di pieghe in questo modo. Come vedete è molto morbido, perché dentro il mix di farina c'è anche la segale. Un pochino leggermente appiccicoso, anche perché ho messo più acqua di quella che indicava la ricetta. Bene, fatto questo giro di pieghe, copro e lascio una ventina di minuti, anche mezz'ora. Ok, passata la mezz'oretta, divido l'impasto. Io ci farò due pagnottine, se volete anche filoncini. O tutta una, come volete, questa è una vostra scelta. Allargo un pochino, quindi ho fatto soltanto un giro di pieghe, perché essendo molto morbido poi vedo che è lievitato bene, ho fatto solo un giro. Avvicino i lembi per formare la pagnottina. Così. Ok. Metto un po' di semola. E poi la vado a mettere in un contenitore dentro un telo. Ho messo un telo con la semola, ecco, divido una pagnottina dall'altra. Bene. E proseguo, per la seconda pagnottina. Qui c'è anche una bella bolla. Vorrei evitare di romperla, ma sarà difficile. Ok, naturalmente questo pane al farro, se volendo basta copiare gli ingredienti pressappoco, potete farlo anche con il lievito madre, con il vostro lievito madre, scusami, bollicina, si è rotta infatti. Ok, qui ci sono anche i piselli secchi, ho visto oltre ai semi di lino, piselli secchi.
mai usati, vediamo com'è poi quando sarà cotto. Ok, lascio qui, copro e lascio lievitare. La ricetta dice almeno altre 2 ore, però comunque vedete, seguite con l'occhio la crescita. Ok, a dopo. Eccoci, sono passate all'incirca 2 ore, forse qualcosina di più, e come vedete si è gonfiato tanto. Io direi possiamo infornare, quindi questo, con questa farina, questo pane si può fare in giornata, velocemente. E la mia teglia è calda, l'ho tirata fuori dal forno, siccome questa volta non ho messo... non farò la procedura carta forno, provo così a girare, a prenderlo con le mani, l'impasto, la pagnottina, e la metto direttamente qui, anche se un pochino si sforma un pochino, ma poi spero che in crescita e in forno riprende bene la crescita. Le metto tutte e due, le cuocio insieme. Oh, metto dentro con il pentolino d'acqua, dopo 5 minuti se volete fare il taglio come ho fatto io, altrimenti lasciate senza taglio, non ha importanza. E dopo 40 minuti sono cotte, questo perché sono piccoline. L'aspetto non mi soddisfa molto, forse se non lo facevo il taglio era meglio. Però poi quando ho tagliato il pane da freddo, eccolo qua, come vedete. È molto bello, è bellissimo, anche abbastanza alveolato e profumato. Questi semi gli danno un profumo particolare. Bene, amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo. Ciao!